Ciao e bentornati su Gamacast, il podcast di cui nessuno sentiva la mancanza. Siamo tornati dopo un mese? Un mese? Sì, dai, un mese ti è passato. Siamo nei tempi. Avevamo iniziato come podcast settimanale, poi siamo passati ad essere un podcast bisettimanale, poi siamo un podcast mensile. Spero che non vi dispiaccia, perché a noi non dispiace questo, perché sapete, le vite vanno avanti delle persone. Tante cose sono successe durante questo mese. Abbiamo rischiato la terza guerra mondiale con la Russia che mette le armate tipo Risiko di fronte all'Ucraina. L'Inghilterra e gli Stati Uniti mandano cacciatorpedinieri nel Mar Nero. Tra l'altro ho scoperto che stamattina che abbiamo sfogliato l'incidente diplomatico con la Francia, perché sapete, no? Brexit, questioni marittime di pesca, e stamattina sono riusciti a risolvere la questione tra Francia e Inghilterra, dopo che l'Inghilterra ha mandato delle navi da guerra contro dei pescherecci lungo le coste francesi. Beh, a random. Fantastico. Era l'unica via per non far pescare i francesi in acque territoriali inglesi, perché tutta la questione ruota attorno alla famosa isola di Jersey di fronte alle coste francesi, che è tipo a 12 miglia nautiche dalle coste francesi. Quindi che tutto però, inglese. Tutto inglese, sì. L'isola di Jersey è inglese, però è davanti alla costa francese. Però purtroppo l'isola di Jersey è alimentata dalla corrente francese, quindi i francesi hanno staccato la corrente e l'isola è rimasta al buio. Che burloni! E quindi sì, dai, abbiamo rischiato in questo mese molte cose. Il virus è ancora lì fuori, l'innominato, l'innominabile, il bastardo, il pezzo di merda che non ci fa vivere le nostre vite, specialmente a voi giù in Italia, visto che è in Sardegna, visto che siete ancora in zona arancione, giusto? Sbaglio? Ma non siamo sorpresi di esserci. Ne stavo discutendo con Gianluca e ci stavamo lamentando come dei vecchietti, ma terrore nostro è controbilanciato dal fatto che la gente effettivamente se ne frega ancora i coglioni, per usare un eufemismo, e distanza di sicurezza inesistente, assembramenti davanti alle banche per fare prelievi sono cose quotidiane, e l'idiozia regna sovrana. Io racconto proprio in breve un episodio che sintetizza questo sentimento. Sono andato a fare la spesa l'altro giorno nel market vicino casa, che è comunque piccolo, quindi quando si entra nell'ora di punta, visto che un massimo di persone sono autorizzate ad entrare, si chiede quanta gente c'è, posso entrare, almeno io faccio sempre così per evitare casini, visto che le corsie hanno lo spazio che hanno. Io, che ho una coscienza civile bene o male normale, si arriva alla cassa con quelle poche cose che si devono portare a casa, se non che io appoggio la mia roba e una signora che tiene queste tre bottiglie di birra quasi come se fossero delle caldarroste infuocate, cerca di avvicinarsi. A un certo punto le faccio un gesto con la mano e le dico: signora, per cortesia, si sposti. E lei mi guarda, lei è medico. E io, un po' scioccato, le chiedo: scusi, no, ma cosa vuole dire? No, perché le persone che mi fanno cenno così di solito, e io con lì, allora, lei è recidiva, stavo pensando, quindi se glielo fanno di solito vuol dire che è abituata a sentirselo dire, sono medici. Ho fatto: guardi, io non sono medico, però non sono neanche un idiota, quindi se per cortesia mantiene il metro di sicurezza come dovrebbe essere, anziché starmi addosso, io finisco di pagare e lei poi si può avvicinare alla cassa. Ma grazie. Poi hai dabbato? Più o meno, c'era Luana in cassa. Un saluto a Luana! Sì, saluto, sì, a Luana dall'isola di Jersey. Una mia compagna di classe delle elementari, e lei ha sorriso per non piangere, perché io suppongo che queste persone che fanno questo mestiere di queste scene ne vedono a fiotti, ma proprio. Quindi io ho capito una cosa da questo evento, che tu vai in questo supermercato per trovare a Luana. No, e con questo aneddoto di vita vissuta, salutiamo i nostri Gianluca, Alessandro e Alex. Benvenuti. È parte del problema e della coscienza sociale, perché io volevo sensibilizzare la gente e lui si è concentrato. Allora, non c'è niente di male. No, perché era una scoperta, insomma, e hai posto l'accento sul fatto che fosse una tua compagna di classe, quindi no, mi ha fatto pensare. Pensato che conosceste. Non ti devi giustificare, va benissimo andare da Luana a salutarla. La salutiamo tutti. La salutiamo tutti, Luana. Luana, ma non ce ne vorrei, ti vogliamo bene. Soprattutto Alessandro. Questo è un episodio dei tanti che però fa capire come la gente ancora dopo mesi non abbia imparato, né imparerà. No, ma la cosa bella, allora, qui in Inghilterra si può mangiare soltanto all'aperto, no? Quindi abbiamo riaperto tutte le sezioni di fuori. Non si può mangiare a casa. Non si può mangiare dentro i ristoranti o dentro i locali.
ho dentro, in questo caso, nel mio caso specifico, che il ristorante per il quale lavoro è dentro un centro commerciale, quindi facciamo soltanto l'asporto. E puntualmente c'è gente che ritira il pacchetto con il suo cibo, però magari c'è l'amico che sta ancora aspettando il pacchetto il suo pacchetto. Quindi lì vedi che spizzicano patatine. Scusi, guardi, no, non può mangiare dentro. Ma io sto aspettando il cibo del mio amico. Sì, ma comunque lei non può mangiare dentro, anche se sta aspettando il cibo del suo amico. Non me ne frega, una benemerita accetta. E l'altro giorno uno mi fa, vabbè, obbligami a non mangiare dentro. E gli ho fatto, ok, soffocati. E me ne sono andato. Ma maturo. In teoria non si può chiamare. A una certa non ce la fai più, Alex. A una certa sbotti e non te ne freghi. No, alla fine va a fare culo. Giusto. Stavamo discutendo con Gianluca del livello di controllo che si dovrebbe avere in queste circostanze. Che comunque da noi non c'è niente di così restrittivo. Alla fine, vigili urbani in giro, non è che ne vedi così tanti a cui poter puntare il dito e dire guardi che lì forse dovrebbe intervenire e mettere delle multe perché quelle persone lì non possono stare. Altro piccolo esempio nel microcosmo. Che è una cittadina di 10.000 persone, io faccio sempre quel solito famoso tragitto per arrivare in studio la mattina, no? Ed è davanti alla piazza nuova, come la chiamiamo noi, e lì i ragazzini, da quando c'è stato il primo lockdown ed è stato possibile uscire, si sono sempre assembrati senza mascherina davanti a questo distributore di bibite e merendine per starsene lì senza mascherina a fare selfie, a giocare a morra e sostanzialmente a bloccare il passaggio alla scala a chiocciola che porta ai parcheggi sotterranei. Quindi la gente che voleva passare magari doveva farsi largo tra questi qua. E casualmente le scuole superiori sono state chiuse, tu guarda, perché dei ragazzini hanno contagiato professori e amici a scuola. Genitori, insegnanti. Esatto, mi chiedo come tutto questo possa essere successo. Ah, che sorpresa. E il sindaco ha fatto un'ordinanza, però soltanto 2 settimane fa. Peccato che questa cosa stesse andando avanti da mesi e che fermassero persone che stavano semplicemente camminando da posto A a posto B, però ignorassero palesemente questi ragazzini che erano un gruppo di 10 almeno, per dire. Signor sindaco, non facciamo niente, eh? No, vabbè, è un problema più di controllo generale. Certo, l'ordinanza è arrivata in ritardo, però lì fa capire comunque che la gente può fare più o meno il cavolo che gli pare, non ci sono ripercussioni, quindi non c'è paura. Gianluca, vuoi aggiungere un punto di vista da parte della scuola su questo argomento? Visto che... Vabbè. Sono lasciato prendere dal professionalismo. Ma allora... No. E a dire la verità, all'interno della scuola in cui lavoro è gestito tutto abbastanza bene. C'è una falla, devo essere sincero. La falla è la ricreazione, perché fondamentalmente tutti stanno senza mascherina per mangiare ed è inevitabile che uno si giri dall'altro e in un modo o nell'altro non hanno più distanza di sicurezza. Però, a parte questo, durante le lezioni, l'uscita, l'ingresso, sono abbastanza ordinate e tutti hanno la mascherina, cioè la sanificazione dei banchi, quindi non lo so, nel senso, probabilmente anche il fatto che questo territorio qua in Ogliastra è abbastanza tranquillo, a parte alcuni paesi tipo Orgosolo e Fonni, non ci sono. Saluto gli amici di Orgosolo e Fonni. Saluto gli amici di Orgosolo e Fonni che a quanto pare non capiscono che c'è un virus in giro, però che ci volete fare? Per quanto mi riguarda, almeno la mia esperienza, la scuola è tutto abbastanza sicuro e gestito bene, poi ovvio, magari in un istituto più problematico diventa tutto più problematico di conseguenza e anche lì fai un po' affidamento sulla responsabilità dei ragazzi. A volte diventa un circo, a volte no. Detto da delle persone che quando erano a scuola erano veramente dei responsabili sempre attenti alla disciplina. Ti fa sentire vecchio, perché alla fine un po' ti medesimi, dici anche io la prima cosa mi sentivo in mattina stronzo che ero. Alle 8:20 come fuori dalla macchina la prima cosa che dico è ma da che pulpito io giudico. È vero, però poi ci dormi sopra e ti passa e... ma sai cosa? Io ero meglio. Bravo, è un discorso è imborghesito questo e non è giusto, però funziona così la vita, fate una ragione. Non è vero, dai, però più o meno, si cresce, si matura, si migliora, solo che purtroppo non possiamo aspettare che tutte queste persone crescano e maturino incrociamo le dita, altrimenti perché nel frattempo abbiamo fatto danni per 10. Ma Alex, cosa ne pensi tu della questione della pesca tra Francia e Inghilterra? Francia e Regno Unito, io li avrei bombardati tutti, a prescindere, ecco. Sono entrato
la terza nazione, avrei cancellato quest'isola. Meno male che c'è un moderato tra noi. Sì, 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 uno tra noi. Scusami, c'è un problema di soldi così. Un socialista. Perché, scusa, quanto cazzo è grande quest'isola? Allora... L'isola di Jersey? Niente, è tipo Sant'Antioco. Ma che cazzo se ne fotte? Ma bombardate, trasferitevi e fate saltare in aria. Vorresti dirmi, Ale, che bombarderesti Sant'Antioco? Sì, sì, Alex bombarderebbe Sant'Antioco senza... Come parlano quelli di Sant'Antioco, effettivamente se lo meritano anche loro. Ecco. Oh, loro. Stavo pensando, potremmo fare tipo una sorta di gara, dobbiamo riguardare... per bombardare le piccole... Dobbiamo riguardare tutti gli stream che abbiamo fatto e vedere tutte le persone che abbiamo offeso casualmente e tutte le popolazioni che potremmo avere come nemici potenziali e vedere se potremmo riuscire a sopravvivere e quali alleati potremmo avere eventualmente. Io so solo che... Challenge per gli ascoltatori, quindi se ci sono nei commenti tutte le persone... Prendete tipo una mappa del globo e possibilmente mettete i pin. Esatto, sopra. C'erano quelle mappe che tu devi grattare via come quei gatti vincitori. Paese che abbiamo le nazioni. Vediamo dove possiamo espatriare. Vabbè, io per sicurezza non andrei in Zimbabwe dopo una stagione e mezzo. Io fossi in te non andrei a Napoli, però. Vabbè, ma quello da quando avevo 12 anni, non posso andare a Napoli. Ascolta, Napoli ce la posso fare più grande poi nella cantina dove grattiamo. Invece di scrivere Campania, scrivono Napoli e basta. Fantastico. Così come Alex c'ha cioè la cittadinanza onoraria in Veneto. Mi dedicheranno la città fra un po'. Alexandre. Comunque, tornando agli argomenti del podcast, oltre a politici. Davvero. Mi è piaciuto. Vabbè, ma la nostra intro è sempre di attualità per far vedere che siamo sul pezzo. Siamo informativi e informati, non è vero. Quindi, allora, abbiamo informatici, detto, bombardate le informatici. Supermercato. Bombardata l'isola, abbiamo risolto i problemi. No, aspetta, un'ultima domanda per Alex correlata ai supermercati. Cosa ne pensi dei ragazzini che hanno rischiato di farti chiudere l'Iperpan in diretta? No, ma in verità io conosco il direttore, gli ho chiesto, ma non erano ragazzini, erano gente adulta, purtroppo... Erano gente adulta? Sì, gente adulta e sono volati schiaffi. Se poteste vedere la mia faccia in questo momento, è bellissimo. No, adesso ci devi raccontare l'aneddoto, poi andiamo avanti. Sì. Vale la pena. No, vabbè, ho parlato col direttore, ho detto che questi erano senza mascherina del supermercato, lui li ha invitati a mettersi la mascherina. E gli ha detto che non gli avrebbe fatto acquistare niente se non si fossero muniti la cazzo di mascherina che dovevano mettere. Questi si sono rifiutati, quindi spostati qua, spostati là, uno che voleva uscire comunque al supermercato con la spesa e quant'altro. Questi altri schiaffi li avrei preso, smanganellati tutti e buttati nel cenerentolo. Ah, se ci fosse stato Juanco. Già. Scusami, già la gente che è no fax, no così. E poi, questa... oltretutto, la tua opinione la dimostri anche con la violenza che appunto è dato proprio Questa è in violazione di tutti i diritti per cui la Costituzione è stata creata. Quale ma... delle due? Ma no, è una soluzione semicomica alla quale sono arrivato scherzosamente con Gianluca, però se la Costituzione non esistesse, questa è una premessa impossibile, ma si potrebbero prendere tutte quante queste persone che credono che non stia succedendo niente, che questo sia solo un raffreddore, tutti i Novax, tutti quanti i portatori, gli odiatori di mascherine, quelli che volete, li mettiamo tutti quanti in delle istituzioni, recintate con delle recinzioni elettrificate e possono stare a fare i Novax tra di loro, possiamo dirgli di andare in Cina e dire noi siamo uguri e vediamo magari insomma possono starsene tra di loro, toccarsi, abbracciarsi, fare la spesa, alitarsi addosso, però che siano lontani dalla gente normale però se casualmente si dovessero beccare il COVID, voglio dire, le cure mediche io le negherei a quel punto, perché il COVID viene negato, quindi di conseguenza non esiste, non possono morire di COVID, certo. Se il COVID non esiste, giusto? Giusto, perfetto. Non posso morire di COVID, esatto. Se il COVID non esiste. Questo è lo slogan. Mauro è diventato la meme. Mauro è diventato la meme. Mauro,
è forte con i meme, mi piace. Però seriamente, noi ci scherziamo, però purtroppo la mentalità è questa. Cioè, la possiamo ridicolizzare quanto vogliamo, ma sotto lo scherzo c'è purtroppo il fondo di verità. Ed è per questo che siamo dei grandi comici. Non torniamo di nuovo sul... Sì, 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 fine. Questo era uno scherzo, visto che abbiamo condiviso tutti quanti le nostre esperienze, possiamo passare ad argomenti più tranquilli. Anime. Quali argomenti tranquilli abbiamo? Alex e Gianluca hanno visto un anime che mi è stato consigliato e di cui Alex ha visto tutte e sette le stagioni su Crunchyroll in tutte le lingue. In tutte le lingue, in tutti i mari, in tutti i laghi. Un nuovo modo di visionare anime. Esatto, oh, esatto. Ma io mi stupisco, cazzo, dice una persona abbastanza intelligente, poi non riesce a capire, cazzo. Vero, ma è quello il bello. Sì, sì. Ma è quello, cioè, ragazzi, il bello della vita è quello, che a volte uno pensa, oh cavolo, io ho fatto questo, insomma, penso di essere abbastanza capace, intelligente, poi ti stupisci invece... da quante stupide certe decisioni o comportamenti possano essere. Veramente, so, la natura umana è fenomenale. Fantastico. Non so fare un bollettino. Cioè, è dovuto bollettino. Giulia al tabacchino affiancarmi a fare il bollettino. Ah vabbè, la mia ragazza ho dovuto insegnarle come si scrive gli indirizzi su una busta per spedire una busta. Nel senso, da quale lato, quale parte va il destinatario, quale parte va il mittente. Ma perché mettere due volte la stessa persona non va bene? Te la imbuchi anche nella tua cassetta senza portarla alle poste. E poi ti dai anche il 5 quando te la consegni da solo. È già arrivata! Comunque, tornando a Jujutsu Kaisen, magari riusciamo a... Forse riusciamo a recensire. Forse lo spin-off di Gamakatt. È carino perché comunque è molto vivace, molto veloce. Sono le classiche cose, alla fine non possono aggiungere ancora su quegli argomenti. Però aspetta, il trama parla di un adolescente a cui è morta la famiglia che deve combattere contro dei mostri? Bravo. Sì, ma già lui è così. No, vabbè, dai, però non è proprio la famiglia, cioè... non è Batman, capito? Cioè, è diverso. Non è Batman, non si può guardare, ragazzi, non è Batman. Se non è Batman, non si può guardare. Allora non è neanche della From, Ale, quindi... Non è della From, è rovinato. Basta. Guarda, continua con la trama, perché secondo me, anche non conoscendolo, riesci a... Non ho altri spunti, perché alla fine... Allora, aspetta, c'è musica hype, c'è gente muscolosa che se le dà di santa ragione a tutti quanti gli episodi, e di conseguenza ti invita a capire l'evoluzione del combattimento nella puntata successiva, che porterà a eventi che districheranno una trama lineare ma godibile. Buttiamola a caso. Però una cosa positiva c'è... Alessandro ha ingoiato un dizionario in questo mese, No, però tutti i personaggi vengono sviluppati davvero bene. Ognuno ha una particolarità che comunque non è pallosa. Cioè, avete presente quando fanno il background? E poi li mettono da parte. Naruto. No, questi sono sviluppati bene, hanno dei caratteri che sono particolari. Non sono dei caratteri standard. Cioè, non c'è la Naruto con satellite. Quindi cioè, ogni personaggio ha un carattere particolare ed è bello per quello. Ok. Quella trama principale la racconta Gianluca, perché io ci ho capito un cazzo. No, allora, però una cosa devo dire. Io spero, Ale, io spero che non succeda un Naruto anche in questo anime, ovvero che ci fanno vedere tutti i personaggi secondari fighissimi e lo svilupparsi delle loro capacità particolari e poi per poi essere accantonati per far spazio a Naruto e Sasuke e Sasuke di turno. Scusa, l'anime come si chiama? Il manga come si chiama? No, quello di Naruto. Naruto. E quindi è giusto che facciano vedere Naruto. Sakuma. Ok. Apre e chiudo una parentesi. Ce l'abbiamo messo nel titolo, sembra che rivisto da poco. La fight di Momoshiki, il commento più bello sotto quella fight è stato: è un piacere rivedere il team 7 in azione, Naruto, Sasuke e la spada di Sasuke. Un saluto a Sakura. E anche alla spada di Sasuke. Soprattutto. Spada di Sasuke. Vabbè, aspetta, questa cosa poi sto scadendo un po' ambigua. Allora, Jujutsu Kaisen vuole essere un anime nuovo che però strizza l'occhiolino in maniera preponderante al passato, nel senso che ha un feeling molto anni 90, ma in positivo, estremamente in positivo. Nel senso, sapete che ultimamente la caratterizzazione dei personaggi sempre molto stravaganti, dalle acconciature all'estetica in sé, anche ai poteri, diciamo, tutto molto
deve essere diversificato. Questo invece torna un po' indietro all'era anni 90 in pieno, ci sono tanti esempi da cui trarre spunto, però abbiamo già di base l'elemento quasi barra scolastico da un certo punto di vista, e quindi niente, questo ragazzo, il protagonista, fondamentalmente si distacca dal nonno morente per girovagare e fare del bene, questo gli è stato detto. Fai del bene e beh, fanculo. Ah no, quella è un'altra cosa. Morto, sì, prima è andata così, fai del bene, poi muore così. Articola l'argomento, nel senso, di qualcosa in più. No, fa del bene, vai in giro. Chiaramente, come in ogni shonen che si rispetti, in quel momento succede il putiferio e lui scopre di poter vedere i demoni e scopre anche di avere un demone dentro sé o quasi. Oh, no, Exorcist, no. Sei tu? No, non ce l'ha proprio dentro il demone, però finisce no. con... No, Gianluca, no. In pratica lui... Magari non spoileriamo troppo. Vabbè. Sì, no, non spoileriamo, ma chi se ne frega. Se poi non la guardano, chi se ne frega. Dale che finge. No, dove si può recuperare innanzitutto questa stagione? Su Crunchyroll, ma devi, a quanto pare devi essere un programmatore per vederlo. Allora, se ti sta bene te la guardi in esto. Quindi, sto protagonista com'è? Ha i capelli strani, è il classico personaggio shonen, nel senso che è audace, tosto, caparbio, e insomma, un po' tutto come gli crepa. Non è soggetto. Non è soggetto come gli altri. Non gli piace mangiare eccessivamente, no. Ha quattro ganasce, tipo... No. Non è tonto stile Ruffy o in certi momenti anche Naruto, è più stile Ichigo, diciamo, come figura di Bleach. Prende anche parecchio di Bleach, devo essere sincero. Però... come sono strutturate le saghe, è fatto molto bene, gli scontri sono tutti molto belli. Dal punto di vista estetico è davvero fatto molto bene. E poi, per la prima volta no, però i buoni hanno il personaggio estremamente OP, cioè il personaggio da sfondare. Quindi come sempre. Ma no, questo no. È proprio, cioè inizia lui, fondamentalmente arriva il personaggio super forte e dice, mezza sega, aspetta, ci penso io qua, e poi capisci subito dalla seconda puntata che quello è il tizio da battere, che i cattivi stanno cercando di battere il tizio buono, super forte. Quindi non abbiamo il protagonista Deus Ex Machina, perché contrario. Per il momento non è lui, potenzialmente potrebbe esserlo, ma non lo sappiamo, se mai diventerà anche lo sappiamo altrimenti non lo sappiamo. Non è detto, perché cioè facciamo finta che la volpe di Naruto, no, sia il corrispettivo del demone che c'è in questo tizio. Lui, detta la sua, è convinto di essere anche più forte della volpe di Naruto rilasciata. Ma no, aspetta, comunque... facciamo nomi e cognomi, sì. Perché io mi sto confondendo. Allora, stiamo parlando lui, di Naruto. Quello l'avevo capito. Il ragazzino di Jujutsu no Kaido. Sì, è un tizio a caso quasi, che però ha delle capacità e diventa... Come si chiama? Si chiama, perché non sto capendo chi è il soggetto, chi è il buono di questo fumetto che è OP e contro chi sta combattendo. Cioè, dimmi che ti ricordi il nome del protagonista. Si chiama X. Non si chiama. Pier Piero. No. Vabbè, io l'ho finito da un po', dai. Ma saranno almeno 6 ore che ho visto l'ultima puntata. Ah, Yuji, ok, va bene, ok. Yuji Satoru. Yuji è il protagonista. Subisce un po' il fatto di Naruto, nel senso che è un tizio un po' a caso, sì, ha delle capacità, potenzialità, però fondamentalmente è il demone che sta dentro di lui che gli regala, cioè gli dà delle capacità, dei poteri. Solo che il demone è molto più senziente rispetto alla volpe. Finiamo qua. Però c'è anche questo Gojo Satoru, che è invece il... È lo zio. No, è il personaggio da battere. Ok, è il personaggio da battere. Che è buono. È buono. E i cattivi cercano un modo di farlo fuori, per farlo fuori. E quindi il nostro Pier Piero cosa deve fare? Beh, per il momento lui viene allenato affinché riesca a controllare il demone, perché la profezia vuole che se il demone all'interno di lui dovesse riuscire un giorno a completarsi ed evadere, distruzione del mondo sarebbe certa. E lui è soltanto un contenitore per tenere buono sto demone. Sì, proprio esattamente la parola che usano è vessel, contenitore. Ok, per il protagonista. Però io non è che vi devo fare le domande per capire le cose, l'avete spiegata a cazzo di cane in due, cioè... L'hanno vista tutte no, vabbè, e due. Alex l'ha vista insomma... anche in tedesco, cioè... E anche in francese. In francese. Anche in spagnolo. Comunque, se posso dire, vabbè. Il tedesco sembra molto il giapponese in certi momenti. Quindi dice, no, vabbè, stanno i giapponesi, stanno messo tutti... ma questi stanno parlando di nazisti. Fermi tutti. Chi ha attaccato la Polonia?
Fermi tutti. No, comunque, alla fine, ragazzi, la trama è abbastanza semplice, è uno shonen. Però il modo in cui è realizzata è molto godibile. Mi hanno parlato bene della musica. Potete confermare che la host è buona? Passabile, sì. Passabile, sì, no, la musica è fantastica. Cioè, dipende dai gusti, presumo, la musica. Se è soltanto black metal, nel senso, no, vabbè, se è incalzante, se si distingue, è passabile. È incalzante ed è originale. Ok. Anche le animazioni sono estremamente belle, molto belle, molto belle. Ok, quindi c'è della Sakuga nel mezzo, quello. Sì, è sicuramente da vedere. Sakuga Sakuga è un termine per descrivere il flow dell'animazione quando è costante e non è spezzettato, quindi quando l'animazione scorre in maniera fluida sostanzialmente. Ma, non lo so. Non volevo offendere, era una domanda. No. Vi racconto invece brevemente un altro prodotto stile anime che ho visto, che forse ha visto anche Alex, non so se l'ha visto tutto o meno, che mantiene sempre questo flow abbastanza attivo, però non è una produzione orientale, è una produzione occidentale. Oh, no, quindi è soltanto un cartone animato, non ci interessa. Mauro, vogliamo soltanto anime. Mauro, sono le 22:53, se mi triggeri adesso, cazzo, veramente, non finiamo la puntata, Non finiamo la puntata. E questa è una minaccia, ma sarà dicevo, non è una produzione un orientale, di animazione occidentale, va bene, teniamoci su terreno neutro, non lo chiamiamo né cartone né una parola italiana, cartone animato è italiano? Andiamo a cercare sul Treccani. Vabbè, allora Gianlu, non ti incazzare, guarda, raccontalo tu, inizia tu, poi io. Vabbè, dai, inizio. Comunque, questo è un, non lo so, un rubare da più serie. Vabbè, racconto la storia. C'è un mondo dove omaggiare. Sono supereroi, è riconosciuto. E c'è una specie di Justice League, quindi che combattono contro alieni, invasioni, il tipo pazzo che fa uscire il magma da sottoterra. E quindi ci sono i classici supereroi. E poi c'è questo Omni-Man, che è un alieno venuto da fuori, che l'equivalente di Superman, d'accordo, che ha avuto un figlio che si è stabilito, poi non si capisce perché nessuno riesca a riconoscerli, come la storia di Superman, no? Giocano su questa cosa, ma chi sarà mai? Molto idiota come cosa, però capisco che è un canone, una cosa che devono utilizzare. Fatto sta che esiste la Justice League, ma ragazzi, è identica. Allora, Aquaman è un pesce, è bellissimo. Poi c'è Wonder Woman, che semplicemente gli hanno messo una mazza per Wonder Woman. Poi c'è Flash, che è russo, però è sempre Flash, perché giusto, è identico. Poi c'è Batman, che muore male, proprio il primo episodio è bellissimo. Ma Darkwing Duck, sì. No, Drake Mallard. C'è un altro personaggio strano che è rubato da qualche altra parte, sicuro. Parte la stagione dove c'è una specie di Superman che si chiama Omni-Man, che ammazza tutta la Justice League. Giusto. In maniera splatterissima, proprio bellissima. Ah, estremamente, quindi... E quindi la storia si basa sul figlio di questo qua che sta iniziando ad acquisire i poteri, che sceglie il suo soprannome, che è Invincible. E quindi umile. Si chiama Invincible. Sì, infatti poi lo trollano per la serie. Prende schiaffoni, insomma. Comunque è da vedere la serie, quindi non vi voglio rovinare. No, ok. Su Amazon Prime, perché, giusto? Sì, poi la qualità di disegno è una porcheria, perché rispetto appunto alla produzione orientale si vede che è una cosa che potrebbe produrre uno youtuber con qualche milione di euro. Infatti qualche milione di euro te la produco anch'io, anche perché assumo un disegnatore e me faccio disegnare al posto mio 10 cinesi a caso, che tanto di media sanno tutti disegnare. Saluto alla Cina, saluto a 10, no, salutiamo 10 cinesi a caso, poi decidete voi. Vabbè, Zhao, Xin, Lao, Xin, perfetto. Tutti questi ci verranno a cercare prima o poi, lo so. Prodotto occidentale da vedere, simile, che però è prodotto serio. Voglio aprire una parete. Perché dobbiamo fare il sommelier della figa ogni volta? Questo prodotto occidentale... cartone animato, abbiamo la parola in Italia. No, Mauro, per non triggerare. No, allora, cartone animato occidentale. Non vedo l'ora di sapere cosa hai visto tu, perché... Io niente, allora, dal mio punto benissimo, di vista... Benissimo, allora fatti i cazzi tuoi e non dire cartone animato, va bene? Perché devo dire cartone? Scusa, ma io non capisco questa cosa. Perché
qualsiasi cosa prodotta in Giappone o in Oriente, l'animazione orientale è definita anime e quindi sì. Gianluca ci tiene. Va bene, riapriamo questa parentesi. Non è un problema etimologico, non è neanche un problema della parola in sé, è un problema culturale, va bene? Per noi cartone animato è collegato all'Occidente. Adesso non stiamo parlando di un cartone animato prodotto in Occidente, quindi devo chiamarlo cartone animato, chiamare occidentale, non ho capito. Sì. No, è giusto. È giusto. Si è dritto per il nulla, ragazzi. Sì, scusate. Sì, terminologia corretta in questo caso è cartone animato. Accetto il termine, solo che ti sto dicendo, per noi culturalmente cartone animato è tipico prodotto per bambini. Okay. No. Per me, per me cartone animato è qualsiasi prodotto di animazione disegnato, perché poi i prodotti di animazione sono i prodotti di animazione in 3D che non sono disegnati ma sono animati. Comunque, perché dobbiamo riaprire questo? Vabbè, per me andrebbe bene, semplicemente il termine animazione. Okay. Un prodotto di animazione. No? Non mi sento di chiamarlo cartone animato. Simile a Invincible. Per quanto dal punto di vista Treccani possa andar bene, il termine sicuramente è un cartone animato. La qualità dei disegni non è soddisfatta, è perfettamente godibile, è bellissimo, e la storia vale più del disegno, però stavo solamente dicendo che non vi aspettate animazione fantastica. Ok, invece se volete animazioni buone per uno stile simile sempre a un prodotto di animazione di questo genere con derivante dalla vera Justice League della DC, guardate Young Justice su Netflix, che è lo show appunto di animazione basato sulle sidekick della DC che fanno la loro Justice League. Però merita perché hanno puntato molto sulla trama e sul fatto che tutte le puntate hanno ovviamente un setting differente, e loro agiscono sì con tutto questo mix di poteri che comunque devono portare a far coesistere per il fine della missione, però la trama in sottofondo è fondamentalmente di spionaggio, quindi hanno scritto bene una trama, e purtroppo avevano interrotto nella stagione 2 la produzione per scarsa vendita del merchandise, per farti capire quanto maturo era il prodotto, cioè i bambini non hanno voluto comprare i giocattoli perché il prodotto era troppo adulto, seppur il target era per bambini. Infatti è molto godibile. Essere proprio un cartone animato, ma non ce l'ha fatta. No, voleva essere un cartone animato, ma non ce l'ha fatta perché è una serie TV a cartoni, fondamentalmente. Questa è la forza di quel prodotto. E i fan, quelli affezionati, hanno fatto una petizione. Netflix ha prodotto una terza stagione, se non erro l'anno scorso, che hanno portato sulla piattaforma, appunto su richiesta, nonostante il marketing iniziale abbia fallito l'obiettivo. Quindi, se in questo stile vi è piaciuto Invincible, io suggerisco questo. Io voglio vedere Invincible, comunque ne ho sentito parlare molto bene. Sì, anche l'animazione si avvicina tantissimo comunque allo stile DC, per quello sembra proprio un rip-off della Justice League. Non ti viene neanche a pensare la Marvel, è proprio la Justice League, l'universo DC, però comunque le animazioni sono valide. È abbastanza alto il frame rate, diciamo, non sembra, sai, quando questi prodotti animati sono un po' low budget, vanno tipo a 20 fps, vedi i missili che fanno parti di schermo e passano direttamente, o comunque noti molto che i movimenti sono poco fluidi. Questo si difende discretamente. Beh, le scene di azione sono godibili. In realtà il cinema e la televisione sono registrati a 24 fps per renderlo fluidi ai nostri occhi. Va bene, probabilmente sì. 24 fps magari è anche un'esagerazione per i prodotti di animazione. Per l'animazione non ho idea, però facciamo che se lo standard vanno, di buona animazione vanno al cinema a 24 fps. Però ecco, diciamo che se per l'animazione buona magari lo standard può essere appunto 24 fps, solitamente prodotti un po' scarsi ti sembrano averne 12, 10, una cosa del genere, no? Cioè la gamba che va a sinistra e poi a destra senza tutto l'intermezzo. Questo invece ha comunque un'animazione discreta, piacevole. E comunque, come ha detto Alex, lo guardi per la trama, perché prende la società degli eroi, comunque prende la questione in maniera molto, molto sociale, abbastanza matura, con tutto quel che ne consegue. Insomma, presenta una sorta di Justice League, però con dei risvolti maturi, particolari, problematici, e si fa guardare molto, molto piacevolmente. Cosa che invece lo fa un po' meno,
il nuovo film di Godzilla contro King Kong. Io so che, come tutti noi, anche voi tre avete sognato una notte di vedere King Kong prendere la sua ascia del potere kryptoniana e con essa rivaleggiare alla pari Godzilla. Non era questo il vostro sogno da bambini? Godzilla, non era sicuramente il mio sogno da bambino. Però qualcuno al cinema ha deciso che il tempo era maturo affinché King Kong si armasse contro Godzilla. Una cosa bella di questo film, a parte Godzilla che distrugge cose per i primi 10 minuti, che poi diventa però anche quello un po' monotono. A un certo punto, diciamo, secondo queste teorie scientifiche, esiste un intraterra, cioè un mondo all'interno della Terra che era impossibile, in cui era impossibile accedere per via di campi gravitazionali, tante cose. In qualche modo riescono a scortare King Kong in questo mondo di mezzo all'interno proprio del nucleo terrestre, in cui esiste un mondo un po' simil fantasy con bestie enormi e King Kong è il sovrano assoluto. Beh, quel mondo in realtà è abbastanza godibile per come è costruito, i nemici che ci sono all'interno, è un po' refreshing, perché non è il solito Godzilla che esce dal mare, Godzilla che spacca le cose, arriva King Kong e Godzilla che spacca i coglioni anche, intanto quello è il punto. C'è solo un piccolo problema enorme. A un certo punto Godzilla si incazza, dice basta, startene laggiù nel mondo bello, e tira un laser al plasma che trafora la Terra fino al nucleo, cioè fino ad arrivare a questo submondo, e lo fa tipo in 3 secondi. Ma io adesso non vorrei, cioè non credo che ci vogliano scienziati, però una roba che ha un'accelerazione tale da in 3 secondi da arrivare al nucleo della Terra, penso che o genera un'esplosione atomica da distruggere fondamentalmente il pianeta intero. Però nello stesso... Ma come diceva un'antica pubblicità di pneumatici, la potenza è nulla senza il controllo. Esatto, quindi questo raggio è molto controllato. Esatto. E poi il bello è che nello stesso tempo, tipo dopo neanche 30 secondi, sbuca King Kong dall'altra parte del foro. Cioè, quindi questi o erano a 1 metro di sottoterra, perché non si capisce, oppure King Kong si scala tutta la parete in verticale dopo aver preso la sua ascia del potere e se le suona con Godzilla. Fantastico. E qui Alessandro in realtà ha avuto l'illuminazione, perché ne abbiamo già parlato e aveva già previsto la trama. Io avevo previsto la trama senza aver visto il film e senza aver avuto nessuno spoiler. È stato bellissimo. E Gianluca mi ha detto sì, è andata così. Perché gli ho detto, allora, la premessa è ovviamente King Kong contro Godzilla, però due mostri così iconici non se le potranno suonare di santa ragione fino a che uno non muore. Quindi a metà del film, dopo che se le sono date e hanno dato questo spettacolo, spunterà un terzo mostro che dovranno abbattere insieme e collaborare. Gianluca mi ha detto, eh sì, questa è la trama fondamentalmente. È il terzo mostro, ti prego dimmi che era Mothra. No, fa comunque parte dell'universo godzilliano. No, è in versione, è qualcosa in versione robot. È qualcosa in versione robotica. Ok, non mi ricordo il nome di quell'affare, però ho capito che c'ho le immagini anni 50 di quel robottone nella testa. Ecco, quindi, boh, devo essere sincero, io mi sono un po' quasi mezzo addormentato a un certo punto tra i colpi, perché quello colpiva, lui colpiva, quello colpiva, era ipnotico veramente. A un certo punto non partivano altro che cazzotti, manco nei film di Bud Spencer, che comunque sono 10.000 volte meglio, non vorrei confondere direi due cose. A me non ci sono canzoncine simpatiche sottofondo, no, ma poi insomma è tutto, quindi boh, non lo so, se avete voglia di vedere un po' di effetti speciali, 20 minuti sono anche molto godibili, poi guardate i primi 20 minuti solo i 20 minuti, guardatevi uno spezzone, non lo so, insomma, cioè, saltate sono, pezzi random, no. Un MV con solo il file, esatto. Come fa Alex, anziché vedersi le stagioni intere, mettiamo come Sum 41. Ma vabbè, aspetta, scusa, io mai ero Boku no Hero, l'ho visto solamente tramite spezzoni. Sei una merda. Sei una merda. Almeno guardalo tutto, ma a velocità, che so, 4x. No,
Allora, io difenderò Boku no Hero alla morte, perché è uno dei pochi prodotti shonen che sono usciti da poco che è decente e che sarà autoconclusivo, perché il manga non la tira per le lunghe ed è entrato nell'ultimo arco narrativo proprio di recente, e di conseguenza ci sarà una conclusione per un'opera che a me ha soddisfatto dall'inizio alla fine, ed è un piacere comunque perché è un feel good da leggere e da vedere, quindi è un disservizio vederlo a spezzoni o in sintesi, secondo me. Però questo sono io. Saltiamo di palo. Io credo, no, volevo fare un commento giusto su questa cosa. Sì. Hai detto, è vero, è un prodotto che sta raggiungendo una fine. Io credo che dopo, diciamo, l'esperimento di Oda con One Piece, che ha deciso di non finire, sì, mai, sì, tutti hanno detto, abbia triggerato il mondo manga intero, e quindi adesso solo pensare di fare una serie, diciamo, di 500 episodi senza una fine in vista, cioè ti dice no, non puoi farlo anche tu, questa è roba di Oda, basta, non... Ma non credo che sia tanto roba di Oda, credo che il gusto del pubblico sia cambiato dallo shonen, sì, 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 prolungato a Brody. Il concetto, diciamo, lo scopo del viaggio e il viaggio in sé è un po' uscito di... Ma anche perché poi il problema con quelle cose infinite è che i nemici sono sempre, cioè devi inventarti sempre qualcosa cioè iniziano con a mettere magari un personaggio nemico super forte, poi quello dopo è il doppio di quello super forte che c'era all'inizio, e il protagonista si deve digievolvere costantemente in qualcosa di super cosa, alla fine diventa ridicolo, setting diverso, non lo so, ma anche il fatto comunque che la gente abbia avuto la possibilità di fruire del medium diversamente, cioè sperimentare stagioni che fossero più corte da 24 episodi contro il rendersi conto, anche vedendolo in uno schermo quando devono andare a selezionarsi tutti gli episodi di Dragon Ball Z, tutti gli episodi di One Piece, e vedono 300 contro 24 e pensano, caspita, però in questo anime da 24 che ho visto mi ha soddisfatto quello che ho visto, ed era breve, però era bello perché era tutto quanto infiocchettato bene ed era narrato meglio, piuttosto che vedere cose che non mi interessano per 50 episodi per arrivare a quella che mi interessa dopo tutte queste ore di niente, e quindi non lo so, anche quello pesa secondo me. Ok. Ok, sono discorsi di spessore che lasciano silenzi di spessore, sì, riflessioni, meditazioni, silenzi di stanchezza soprattutto. No, ho fatto un episodio di un'oretta piena e io non ho parlato di quello che quindi... Ma guarda, puoi parlarne, poi al limite ti taglio in post-produzione. No, lo tengo per la prossima volta. Facciamo così, visto che così magari vedete anche voi. Io ho visto Senza rimorso con Michael B. Jordan, però ne parleremo al prossimo Gamacast. Così i castori, quindi, hanno una settimana per portarsi in pari e giudicare insieme a te. Che bravi che siamo. Hai visto, siamo quasi professionali. Cliffhanger, ma il film quello bello con... cos'era? Arnold Schwarzenegger? No, chi c'era? Sylvester Stallone. Era Sylvester Stallone. Bello. Andate a recuperarvi i bei film d'azione anni 90. Soprattutto sono invecchiati bene. Ecco, infatti, piuttosto andate a vedervi film con Bud Spencer e Terence Hill, che quelli sono invecchiati decisamente meglio. Quelli sono invecchiati, esattamente, sì. Ah, vi devo mandare una perla, ma ve la manderò dopo su WhatsApp. Ecco, Castori, quindi dateci il numero, che Alessandro vi manda a casa. Tutti una su, cosa WhatsApp. Tutti quanti. Vi promettiamo che non è phishing. No, non è phishing. No. Mandatemi anche le vostre credenziali, la carta di credito, possibilmente il codice fiscale. Sicurezza, il nome del vostro... primo animale domestico, la scuola dove avete fatto le elementari, e il cognome da nubile di vostra madre. Esatto. Per sicurezza, insomma, non vorrei... tutte cose molto importanti. E soprattutto non dimenticatevi la foto fronte retto della vostra carta d'identità. E con questo tentativo di truffa da parte di noi di Gamacast possiamo dichiarare finito l'episodio? Dobbiamo ancora tentare altre frodi? Possiamo cercare di sfruttare il nostro pubblico. Alla prossima volta. La prossima volta racconteremo del pozzo di petrolio che abbiamo trovato in uno stato arabo e che vorremmo condividere con voi tutti. No, che conosciamo un principe nigeriano che serve, deve mandare la sua eredità, ma non mai bloccato. Non trova, già. Noi siamo già a posto per il momento, quindi... Abbiamo già dato a un principe camerunense, a uno etiope. Sì, abbiamo tutti un pezzo di Africa.
Blood Diamond è iniziato così. Ah, bel film, tra parentesi, guardatevi Blood Diamond se non l'avete visto. Quello è invecchiato bene perché è ancora attuale come... Esatto, come... Esatto. Quindi, rinnoviamo l'invito, come sempre, ad andare su tutti i nostri social, seguirci, mettere, attivare campanelle, mi piace, like, cose, pollici in su per il... e tutto il resto. Vi ricordiamo che andiamo in onda su Spreaker, che ci diffonde su tutto l'etere web, sul www. E niente, però ritroverete tutte le puntate di, del Gamacast soltanto sullo YouTube. Adesso mi viene un po' da fare il Mike Buongiorno, Antonella, no, cosa fai? Fai la cretina con il nostro sponsor, che ci pagano fior di milioni, povera Antonella Elia. E niente, andate su YouTube a recuperare tutti gli episodi passati di Gamacast, ci trovate ovunque, andate a mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook, dove troverete tutti gli aggiornamenti su tutte le cose che accadono in Gamacast. E noi vi lasciamo così, con la speranza che ci risentiremo il mese prossimo per sentire cosa Alessandro ci racconterà, perché se non venite la settimana, il mese prossimo, ad ascoltarci, Alessandro piange. Esatto. Voi non volete far piangere Alessandro, giusto? Io oggi ci ho provato con Gianni, non ci sono riuscito. Poi quando torna, sbaciucchiate, sì, non so. Quando torna a settembre, un bel birrone e ci abbracciamo con Gianluca. Perché ogni volta Gianluca si arrabbia per questa cosa, ma io non voglio farlo arrabbiare, è soltanto una mia cosa che non riesco a capire. Però lui si arrabbia, non ci posso fare niente. È un nostro elemento televisivo, dobbiamo preservarlo anche poi quando siamo in live, va bene? Però poi ci mettiamo il pisello fuori onda. Dovreste vedere la faccia di Alessandro in questo momento. Niente, noi ci... ringrazio ancora Gianluca, Alessandro ed Alex per averci raccontato le loro cose, le loro cose di animazione, non mi veniva il termine. Sempre un piacere. L'appuntamento è al prossimo episodio di Gamacast, sempre qui, sempre con noi. Ciao!